Andiamo subito al sodo. L'onnipotente algoritmo di raccomandazione di YouTube mi ha suggerito di guardare un video di recente. E per la prima volta, pensate, andrò a fare una reaction di un video. Quindi, il motivo per cui il minutaggio di questo video, come avete visto sicuramente quando avete cliccato, è molto lungo, perché non farò dettagli sul video a cui sto facendo la reaction. Vorrei dire che ho estrapolato Robert fuori dal contesto. Ora, perché mi metto a fare una reaction, visto che non l'ho mai fatta? Semplicemente perché in questo video si va a toccare un argomento a me molto caro, ovvero l'intelligenza artificiale, non quella mia, in cui vengono dette delle cose sull'intelligenza artificiale o AI, come dir si voglia, che sono corrette, ma fino a un certo punto, o meglio, le cose che vengono dette sono corrette, ma poi vengono aggiunte delle conclusioni e anche delle opinioni che in realtà non c'entrano nulla. Prima di entrare nel merito, vorrei dire che non sto commentando sulla professionalità del youtuber, o in questo caso della youtuber, e quello che vado a contestare, comunque quello che vado a commentare, è il contenuto del video. Il video che sto facendo rompe diversi schemi e promesse che ho fatto a me stesso del tipo di video che io, quando ho aperto questo canale, non volevo fare. Quindi, poiché sto rompendo degli schemi, anche con i perché non esagerare? E quindi questo video avrà uno stile leggermente poco di meno diverso dagli altri. E adesso entriamo nel merito della discussione. Il video che vi porto oggi è di una youtuber che si chiama Gaia Contu, che da quello che ho capito è anche una professionista, ha una laurea in fisica, un master in scienze delle comunicazioni. Comunque non sembra una persona che, come è successo durante la pandemia, che accende la telecamera e spara minchiate. Se da una parte il video si basa su dati veri, dall'altra parte mi duole dire che vengono fatte delle conclusioni sbagliate, con un taglio leggermente sensazionalistico, in puro stile di quello che potrei considerare un servizio delle iene. No, queste iene, ma queste altre iene. Oh, ma quanto sono sbadato! Fatemi salutare. Benvenuti a Bello dei Pinguini in questo nuovo vlog. Io, come al solito, sono Valerio e oggi vi porto questa reaction del video di questa youtuber chiamata Gaia Contu. Ma prima di cominciare, se questo video vi piacerà, ma anche sulla fiducia, lasciate un like e iscrivetevi al canale, perché così solo potete supportarmi e non solo. Non vi perdete gli altri video disagiate che porto sia in solo e anche quello che ho portato con i miei ospiti. Se non l'avete visto, ve li metterò alla fine di questo video nelle end cards. Adesso, guardando il mio video, qualcuno mi potrebbe dire: ma perché dobbiamo credere alle cose che dici tu piuttosto che credere alle cose che dice lei? Molto semplice, perché io ho più di 20 pubblicazioni sul groppone e quasi 10 anni di esperienza nell'ambito, quindi magari forse ne so qualcosina in più e vi posso dare un'opinione professionale sulle cose che vengono dette nel video in questione. Momento, come direbbe Peter Griffin? Momento. Prima di iniziare devo fare una disclaimer. Il video è molto lungo, quindi vi suggerisco di guardarlo tutto prima di farvi un'opinione. Quando dico di guardarlo tutto, non dico di guardarlo tutto in una sola volta, ve lo potete guardare a più riprese, però io vi suggerisco di stoppare il processo mentale di farvi l'opinione finché non l'avete visto tutto, perché altrimenti dovevo fare anche reaction su quello che poi magari postate sui social network. Perché l'argomento di cui si parla è molto delicato. Qual è l'unico modo per non essere frainteso? Semplice: lasciatemi finire di parlare. E l'unico modo per farmi finire di parlare è guardare il video fino alla fine. E diamoci dentro. Io qui ci avrò il mio computer e farò un paio di trucchi magici con Adobe Premiere, così voi vedete sia me che il video in questione e non ci, diciamo, perdiamo in chiacchiere. Iniziamo. Un decimo di secondo. Questo è il tempo che impiega l'essere umano a farsi la prima impressione di qualcuno. Da questa poi è difficile discostarsi e questo potrebbe essere un problema nel caso in cui stai facendo un colloquio di lavoro e la tua estetica non piace al reclutatore. Per qualsiasi motivo, per esempio la tua immagine non corrisponde a quella standard associata a quel lavoro o semplicemente ricordi all'esaminatore qualcuno che gli stava antipatico. Fortunatamente la tecnologia ha trovato delle soluzioni. Ad esempio, l'azienda di reclutamento TNG insieme a quella di robotica Furat hanno creato nel 2018 il primo robot reclutatore imparziale, Tengai Unbiased. Unbiased letteralmente senza pregiudizi. Il suo scopo è infatti valutare l'effettiva competenza del candidato senza farsi condizionare da pregiudizi come l'estetica, i vestiti oppure l'etnia o il genere, come farebbe un essere umano.
offrendo così un'esperienza del candidato il più possibile onesta, equa ed emozionante. O perlomeno così viene presentato. Uno dei propositi della tecnologia, e in particolare dell'intelligenza artificiale, è quello di costituire un'alternativa oggettiva, imparziale e razionale alla fallibilità delle decisioni umane, che sono, come è noto, condizionate dall'emotività e dall'irrazionalità. E penso che questo non possiamo negarlo, eh? No, non lo possiamo negare. Che, per dirne una, chi è che l'altro giorno ha scritto proprio a quella persona a cui non doveva scrivere perché lo sapete entrambi che non è la cosa più giusta, eppure lo avete fatto lo stesso? Esatto. Minchia, se vi facessi vedere le mail che ho mandato oggi ai miei colleghi, lasciamo perdere, andiamo avanti. Tutti noi è inutile che ci raccontiamo bugie. Quindi, insomma, le decisioni umane non è che siano la cosa più brillante dell'universo, e invece l'intelligenza artificiale può aiutarci a sopperire alle nostre mancanze. Prendiamo ad esempio il caso delle auto a guida autonoma. E che cosa c'entra l'auto a guida autonoma con Tengai? Andiamo avanti, scusate. Le maggiori argomentazioni in loro favore sono proprio date dalla possibilità e dalla speranza di eliminare l'errore umano. Ah, ho capito cosa c'entrava. È un esempio per dire che l'errore umano c'è, quindi magari lo possiamo togliere. Vabbè, ci può anche stare, dai. Prendiamo un qualsiasi sito di macchine a guida autonoma, ad esempio questo qui della Coalition for Future Mobility. Questo inizia sottolineando come il 94% degli incidenti sono causati dal comportamento e da errori umani. Quindi, automatizzando tutto, l'esperienza di guida sarebbe molto più sicura. Insomma, l'utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale viene presentato nel discorso pubblico con aggettivi che rimandano alla sfera dell'infallibilità, dell'oggettività, della neutralità. Aspetta, questi qua sono titoli di giornale che fanno sensazionalismo. Che è quello che fanno sempre, cioè sono giornali. Ora, quello che voglio dire io è, trovami un paper scientifico di una rivista scientifica di quelle serie che fa gli stessi ragionamenti, ovvero esordisce con le stesse, diciamo, quello si dice in inglese claim, cioè dice che loro algoritmi sono così. Io non ne ho mai trovati, quindi se lei riuscisse a trovare articoli scientifici che dicono queste cose, magari potrebbe dare ragione. Non confondiamo le riviste scientifiche dai giornaletti, cioè è ovvio secondo me. Proseguiamo! Tanto che uno studio del 2018 della Harvard Business School ha mostrato come le persone tendano a fidarsi maggiormente del giudizio di un algoritmo rispetto che a... Allora, qua potrei parlare di diversi minuti. Tra l'altro ho scritto qua nelle note che mi sono messo che sintetizza in minimi termini. In realtà è una bugia, non sintetizza un cazzo. Quello che dice lei è vero, però bisogna vedere il contesto di questo articolo, perché in quell'articolo vengono effettuati degli esperimenti, vengono fatte delle osservazioni, vengono raccolti dei dati e poi prodotti dei risultati, che è il risultato principale, che è quello che ha detto lei. Tra l'altro vi posso assicurare che quell'articolo è stato anche pubblicato in una rivista scientifica molto grossa, molto importante, non è un articolo tirato a quattro soldi. Alcuni soggetti vengono esposti a diverse situazioni che loro chiamano esperimenti. Tra i grandi esperimenti che fanno c'è quello in cui ogni soggetto viene dato un quesito e accanto al quesito gli danno anche un consiglio. Ora, assieme al consiglio gli danno anche la provenienza del consiglio. Se il consiglio viene o da un esperto in materia o da un algoritmo di intelligenza artificiale che ha analizzato dei dati passati. Ci siamo? Vi faccio vedere uno degli esempi che tra l'altro credo che sia l'unico di quello visivo che ha senso far vedere in un video. Hanno fatto vedere ai partecipanti questa foto e hanno chiesto: secondo te la persona in questa foto quanto pesa? Adesso ad alcuni soggetti, oltre a questa domanda, gli è stata data un consiglio da un esperto, nella forma di: secondo le stime delle risposte degli altri partecipanti, il signore in questione pesa tot, non mi ricordo quanto è il peso. Ad altri soggetti invece venne data non solo la domanda, ma il consiglio proveniente dall'intelligenza artificiale, che secondo un algoritmo non ben definito, questa persona pesa tot. Ed effettivamente in questo caso le persone preferivano più un consiglio che veniva dato da un algoritmo piuttosto che un esperto, o dati aggregati del passato, come in questo caso. Ma in questo caso noi stiamo misurando un dato oggettivo, ovvero il peso di una persona. Invece, in altri esperimenti venivano dati dei quesiti meno oggettivi. Per esempio,
Riuscirà Tesla a vendere più di 8.000 veicoli elettrici entro la fine del 2016? E anche in questo caso veniva accompagnato da consigli da esperti o da intelligenza artificiale. Questo genere di domande è una sorta di scommessa. Se per esempio voi siete persone che scommettono sul calcio, cosa credereste di più? A vostro cugino che è un ultras di qualche squadra che magari non ha mai vinto nulla? O un algoritmo che ti dice, guarda, questa squadra ha performato negli anni passati in questa maniera, secondo me devi scommettere al suo favore. Io all'algoritmo. Perché dei consigli del mio cugino che mangia palloni a colazione, non ho mai vinto un c***o. Però, le persone si fidano dell'intelligenza artificiale ciecamente? Beh, dipende. E infatti dipende dal contesto, non è che tutti ci fidiamo di tutte allo stessa maniera. Perché essendo una questione appunto di fiducia, sta a noi capire se fidarci o meno da un consiglio che proviene da un'intelligenza artificiale. Esistono una svagonata di articoli scientifici, che vi metterò alcuni nella descrizione, quindi andatele a vedere se avete l'interesse, che parlano di quella che viene definita come algoritmi aversion, cioè la repulsione verso gli algoritmi. Allora chi ha ragione? Il suo articolo o quello che vi porto io? Entrambi! Perché dipende dai contesti. Quali sono i casi in cui le persone tendono invece a non fidarsi dell'intelligenza artificiale? Beh, nelle questioni di salute o nelle questioni in cui noi riteniamo di essere particolarmente speciali o unici. Ora qualcuno potrebbe dirmi, ah va bene, ma allora tutto dipende dal contesto. Sì cari, tutto dipende dal contesto. E io adesso vi faccio un esempio in cui dico una cosa, oggettiva dall'altro, che se non va contestualizzata è sbagliata. Se io vi dicessi questa cosa, l'acqua bolle a 100 gradi, voi sicuramente pensate le seguenti cose. È vero, voi non solo lo sapete, ma lo sperimentate ogni giorno quando fate la pasta fondamentalmente. È un fatto noto da sempre. E quindi questa cosa vi potrebbe portare a pensare che l'acqua bolle sempre a 100 gradi. Ma se noi andiamo adesso indietro di questo video e ascoltate quello che dico, l'acqua bolle a 100 gradi. Io non ho mai detto la parola sempre. Io ho detto solo che l'acqua bolle a 100 gradi. Dove voglio arrivare? È vero che l'acqua bolle a 100 gradi, ma non sempre. Ci sono alcuni casi, quindi alcuni contesti, in cui l'acqua bolle a temperature diverse. Perché l'acqua bolle a 100 gradi ha una pressione atmosferica di 1. La pressione atmosferica di 1 significa più o meno livello del mare. Ma se noi andiamo in montagna, cambia la pressione, quindi cambia anche la temperatura di ebollizione. E questa cosa la potete provare sperimentalmente a casa vostra, non dovete andare in montagna per provarla. Per chi ha una pentola a pressione, che molto spesso la si usa per cucinare i legumi, all'interno della pentola a pressione l'acqua bolle, quindi aumenta la pressione, quindi il punto di ebollizione dell'acqua continua a spostarsi ancora più avanti a 120 gradi. Così da facilitare la cottura di quei ceci che ci stanno un sbotto di tempo e farvi risparmiare del gas, visto che adesso costa tanto per via della guerra in Ucraina. Quindi, riassumendo, il fatto che le persone si fidino dell'intelligenza artificiale è vero, ma dipende dal contesto, quindi non dimentichiamocelo. E adesso proseguiamo. Quello di un essere umano. Ma siamo sicuri che è una buona idea? Siamo nel 2014 e il gigante multinazionale Amazon ha appena implementato un algoritmo proprio per ottimizzare l'assunzione di personale. Passa un anno, però, e si rendono conto che l'algoritmo aveva un problema, tanto che nel 2017 devono smettere di usarlo. Il problema? Beh, l'algoritmo discriminava le donne. Ma non è... Questa cosa che dice è vera? Sì, è un fatto noto, la si sa dal 2014, è una cosa piuttosto vecchia. Tra l'altro l'articolo di questo sito, che non so bene come si pronuncia, Reuters, non lo so, è del 2018, che nell'ambito dell'intelligenza artificiale è preistoria. Questo campo evolve di giorno in giorno in una velocità impressionante che io stesso faccio fatica a starci appresso. E ora, su questa storia di Amazon potrei fare diverse considerazioni. Viene comunque sempre additata con l'azienda quella sessista. No, non è così. Ma tra l'altro io recentemente sono stato a una scuola estiva in cui ho conosciuto due ragazze americane, indovinate per quale azienda lavoravano? Te, proprio Amazon. Cioè, di cosa stiamo parlando? E poi, non ci sono prove, almeno ad oggi, che Amazon abbia veramente utilizzato questa cosa. È vero che l'ha sviluppato, ma l'ha utilizzato? Forse sì, forse no. Ma noi non lo sappiamo. E io parlo solo di fatti, non di congetture. Ma allora voi vi state chiedendo perché questo algoritmo era così misogino. Ce lo spiegherà lei direttamente, quindi perché dovrei togliere il piacere di farmelo spiegare? Proseguiamo. Ma non è che lo faceva per sbaglio, Le discriminava proprio in quanto donne. Tra poco capiremo. Siamo seri. Ma intanto andiamo avanti.
Siamo negli anni intorno al 2015-2016 e la studentessa del MIT di Boston, Joy Bulamwini, nera, sta lavorando a un software di analisi e riconoscimento dei volti. A un certo punto però si rende conto che il sistema non riconosceva la sua faccia. Va ad approfondire allora e si accorge che in realtà il software funzionava bene, ma per i suoi colleghi uomini e bianchi. Infatti per loro aveva una percentuale di errore dello 0,8%, ma aggiungendo variabili di etnia o di genere, peggiorava drasticamente, fino ad arrivare a un errore dal 20 al 34% nel caso di donne nere. Il fatto che in passato gli algoritmi di intelligenza artificiale avessero dei problemi nel riconoscere le facce, soprattutto di persone di etnia diversa, è una cosa stranotissima. E qualcuno si potrebbe chiedere perché questo accade. Te lo spiegherò lei dopo, quindi perché anticipare? E proseguiamo. Ancora, 2016. Il giornale investigativo statunitense ProPublica pubblica un'inchiesta in cui mostra che le corti di giustizia americane stanno utilizzando un algoritmo di nome Compass per stimare il rischio di recidiva dei criminali. C'è un problema, però. Da un'indagine condotta su più di 10.000 imputati, si vede che l'algoritmo è molto meno imparziale di quello che sembra. Si vede infatti che il tasso di falsi positivi, cioè di persone che vengono stimate a rischio di commettere recidiva, cioè altri crimini, senza poi effettivamente commetterli, arriva addirittura al 45%, cioè praticamente uno su due, nel caso di persone della comunità afroamericana. Mentre al contrario per i bianchi si attesta intorno al 20% ed anzi si vede un maggiore tasso di falsi negativi. Anche questo caso è strano dalle cronache, non ce la posso fare. E poi si parla del 2016, già qua non siamo più nella preistoria, siamo già nel medioevo dell'intelligenza artificiale, ma sempre comunque storia antica. Ad ogni modo, dopo la pubblicazione di quell'articolo di giornale, è stato pubblicato un articolo e immaginate cosa dice. L'esatto opposto, che ovviamente vi lascio nella descrizione per chi volesse approfondire. Cioè, quello che a me fa rabbia è che si sta cercando di fare sensazionalismo buttando su una tecnologia molto importante utilizzando articoli di giornale e non articoli scientifici. E quelle poche volte che vengono fatte, a quanto pare, dei riferimenti ad articoli scientifici vengono estrapolate dal loro contesto. Vabbè, proseguiamo. Ma com'è possibile che algoritmi che ci avrebbero dovuto aiutare a prendere delle decisioni più corrette e imparziali forse sono stati creati proprio da persone sessiste e razziste? Beh, no. O meglio, non proprio, ma per capire meglio cosa c'è dietro, dobbiamo prima capire di cosa stiamo parlando, cioè come funziona l'intelligenza artificiale. Ce lo spiega lei! E vai! Spiegamelo, perché io non lo so. Boh, come funziona? Vediamo! O meglio, come funziona un particolare tipo di intelligenza artificiale chiamato machine learning. Machine learning letteralmente vuol dire apprendimento delle macchine, macchine che apprendono. E infatti funziona in questo modo. Alle macchine si dà un compito e poi loro apprendono autonomamente dall'esperienza e dall'allenamento, fornendo loro una grandissima mole di dati. Ad esempio, prendiamo il caso di un algoritmo che vuole distinguere le immagini di cani e di gatti. Ecco, si danno loro miliardi di immagini. Miliardi di immagini? Ma dove? Dove sono questi miliardi di immagini? Qualora esistesse un dataset così grande di miliardi di immagini, ma avete idea di quanto tempo bisogna avere per addestrare un algoritmo con miliardi di immagini? Cioè, non lo so, anni? Decenni? Tra l'altro, uno dei dataset più famosi, che viene utilizzato molto spesso, ImageNet. E guardate a schermo quanto è grande ImageNet. Ha meno di 15 milioni di immagini. Siamo qui due ordini di grandezza sotto ai miliardi che ci dice la Gaia. Addestrare un algoritmo su questa mole di dati impiega diversi giorni su molte GPU, non su una. Per chi si fosse perso il video in cui parlo di intelligenza artificiale e GPU, o come volgarmente vengono chiamate schede video, andavo a prendere, non so dove lo metto, qui sopra, no? Qui sopra, sì, sarà più o meno qua. Adesso, per concludere questo discorso, e poi proseguiamo, ma magari esistessero dei dataset con miliardi di immagini, non staremmo qua, perché? Proseguiamo.
ordini di cani e di gatti e loro imparano a riconoscere delle regolarità degli schemi e sulla base di queste predicono un risultato. In un modo, tra l'altro, che spesso è oscuro anche ai loro stessi programmatori, ma di questo parleremo più avanti. Che cosa succede quindi al caso dei nostri tre esempi? Beh, che le loro decisioni finali dipendono proprio dal modo in cui questi hanno appreso e in particolare dai dati sui quali sono stati allenati. Prendiamo ad esempio il caso del software di Amazon. No, questi zoom in mi stavano dando il mal di testa. Beh, questo non è che era stato fatto da persone appositamente sessiste. Semplicemente i dati su cui era stato allenato venivano da 10 anni di assunzioni che non è difficile immaginare calate in un contesto sessista, ancora marcatamente maschile e condizionato da quei pregiudizi che vedono le donne come meno adatte, eccetera. L'algoritmo, quindi, aveva imparato a riconoscere la caratteristica femminile come sfavorevole perché meno correlata poi a una successiva assunzione. Ah, finalmente sta dicendo come stanno le cose. Il problema dell'intelligenza artificiale non sono gli algoritmi, ma i dati su cui essa viene addestrata. Nella fattispecie, questo fenomeno di cui le parla si chiama, nella letteratura scientifica, data imbalance, ovvero dati sbilanciati. Il problema della data imbalance è proprio questo: quando determinate caratteristiche non sono rappresentate in egual misura rispetto ad altre caratteristiche, un algoritmo di intelligenza artificiale purtroppo tende a ignorarla. Gli algoritmi di intelligenza artificiale vengono addestrati in base all'errore che commettono. Vengono dati i dati, si fa vedere cosa l'algoritmo predice, si fa il paragone tra la predizione e il risultato che ci si aspetterebbe, si calcola un errore e si sistema, diciamo, la predizione utilizzando un algoritmo che viene chiamato back propagation. Ma non voglio entrare nel dettaglio su questa cosa perché è molto complicata. Magari, se volete, scrivete, vi faccio un video apposta. Ora, riprendo l'esempio che ha fatto lei ancora della questione di Amazon. Il fatto che il dataset che loro hanno utilizzato abbia avuto meno donne rispetto agli uomini può essere imputato a diversi fattori. Visto che, come dice lei, sono stati utilizzati per addestrare quell'algoritmo, ricordiamoci del 2014, dati antecedenti di 10 anni prima, quindi suppongo dal 2004-2014, più o meno, mi pare di capire questo, o hanno fatto richieste di lavorare in generale meno donne in quella fascia di tempo, oppure ad Amazon, se proprio vogliamo essere proprio dei cattivi, una cosa che io non penso tra l'altro, però se proprio vogliamo essere cattivi, magari forse ad Amazon in quel periodo ci stava qualche recruiter che magari effettivamente aveva un bias contro le donne. E in entrambi i casi non è colpa delle AI. Se tu dai all'intelligenza artificiale dei dati, quella apprende su quella. Se i dati hanno quello che viene definito un data imbalance, le sue predizioni avranno anche una imbalance. Adesso la mia percezione è che questo video faccia apparire l'intelligenza artificiale come se fosse quello uomo misogino che voglia discriminare le donne, le persone di colore, tutti quanti noi, siamo tutte delle merde. Vi faccio invece un altro paragone. Un'intelligenza artificiale che non è stata abituata a vedere una predominanza di persone con particolari caratteristiche come le donne, quindi adesso mi focalizzo su una questione di genere, io non la paragono a un uomo maschista con stampo patriarcale. La paragona a Goku. Sì, Goku di Dragon Ball. Per chi si fosse visto l'anime, ci si accorge sin proprio dai primi episodi che Goku bambino non aveva mai visto una donna. E quando vede Bulma è sorpreso di aver visto per la prima volta una donna. Ne aveva già sentito parlare da suo nonno. Ma effettivamente lui, poverino, non ne aveva vista uno. Goku bambino è misogino? Diremmo mai che Goku bambino è misogino? Tu non diresti mai che Goku bambino è misogino, ma semplicemente una persona che non ha mai visto una donna prima. Capita. Tra l'altro, c'è anche quel famoso episodio che non ho mai capito se poi è stato censurato o no, in cui Goku va a investigare tra le sue gambe e quando tocca la zona che avrebbe dovuto contenere l'organo genitale maschile, perché ricordiamoci che Goku non sa che le donne hanno dei altri tipi di genitali, perché lui è bambino, non le ha mai viste. Se ne esce con un'esclamazione che io ancora mi ricordo, che dice: non c'è niente! Proseguiamo! E aveva quindi imparato a scartarla sistematicamente. La stessa cosa avviene con l'algoritmo Compass per stimare il rischio di recidiva dei criminali. Anche in quel caso i dati su cui era stato allenato l'algoritmo erano stati raccolti in un contesto tutto fuorché imparziale. Non ce la posso fare. No, ma non ce la posso fare veramente. Questa cosa è molto sbagliata. Ci sono delle cose, poche cose esatte, ma il resto è sbagliatissimo.
Punto 1. Se torniamo indietro all'articolo che lei cita di ProPublica, non spunta mai la parola intelligenza artificiale. Mai la parola machine learning e tantomeno la parola deep learning. Fate la prova, andate su quel sito, vi lascio il link in descrizione, fate CTRL F o COMMAND F se siete su Mac e scrivete con le vostre belle ditine tozze machine learning o artificial intelligence e vedete quante volte queste parole saltano fuori. Nel mio caso, mai. Però, vabbè. Quindi, non puoi paragonare l'algoritmo di Compass che discrimina le persone di colore in un video che si parla di intelligenza artificiale, perché non usa intelligenza artificiale. O meglio, la utilizza, ma poco. Proseguiamo. Infatti, l'atteggiamento razzista e spesso disumano della polizia statunitense nei confronti della comunità afroamericana. E cosa c'entra con l'intelligenza artificiale? Basti pensare al famoso caso di George Floyd o a... Ma non c'entra nulla l'intelligenza artificiale. Abusi, violenze, addirittura uccisioni che sono denunciati, fra gli altri, dal movimento Black Lives Matter. Ma sono d'accordo con te, ma non c'entra nulla l'intelligenza artificiale. Io questo video viene monetizzato. Infatti, i risultati sono chiari. Compass, nel caso dei neri, si sbaglia praticamente una volta su due. Una volta su due? Cioè, si sbaglia una volta su due, cioè il 50%. È una merda. Cioè, se un algoritmo avesse un'accuratezza del 50%, è una merda. Non possiamo dire che è polarizzato contro i neri, perché se fosse polarizzato contro i neri, l'algoritmo si sbaglierebbe il 99% delle volte, si sbaglierebbe. Quindi avrebbe in quel caso un'accuratezza dell'1%. E solamente in quel caso gli avrei allargato le braccia e avrei detto, magari su questo caso ha ragione. Andiamo avanti. E si vede che viene stimata addirittura a maggiore rischio una ragazza nera che aveva compiuto un furtarello in età adolescenziale rispetto a un uomo bianco che aveva compiuto plurime rapine a mano armata. Stesso identico discorso per il software che non riconosceva il volto dell'informatica nera del... No, non era lo stesso discorso. Non c'entra nulla. Da un lato abbiamo Compass che fa delle valutazioni, ovvero emette uno score sulla recidività di determinati individui basato sulla storia appunto dell'imputato. E dall'altro abbiamo un algoritmo di visione artificiale. Cioè, non c'entra niente. Non solo siamo proprio su due applicazioni diverse, ma anche si utilizzano due approcci dal punto di vista dell'algoritmo diversi. È come se io volessi portare a paragone un coltello e il televisore. Entrambi sono degli oggetti che troviamo a casa, ma sono oggetti destinati a usi diversi. Adesso facciamo un passo indietro. Torniamo al caso di Joy, visto che lei l'ha portato in ballo, discutiamone. Io mi occupo appunto di visione artificiale, o di computer vision, o image analysis, come dir si voglia. E quindi spieghiamo bene quali sono i problemi dell'algoritmo di Joy. Possono essere tanti, cerchiamo di sviscerarne alcuni. Non solo lì possiamo avere un caso di data imbalance, ma probabilmente, e dico probabilmente perché non posso essere sicuro, perché non so esattamente quali algoritmi lei abbia testato quando ha scritto quell'articolo, perché quella cosa che le dice è vera. Sto facendo delle assunzioni in base alla mia esperienza con l'intelligenza artificiale. Stavo dicendo, ci possiamo trovare probabilmente anche di fronte a un caso di adversarial attack. Che cos'è sto termine? Andiamo a vedere. Le reti neurali, che sono un particolare algoritmo molto utilizzato di intelligenza artificiale, sono soggette a quello che si chiama generalization problem, ovvero imparano molto bene sui dati che noi gli forniamo, ma quando magari gli forniamo dei dati che siano leggermente diversi, è una merda. Poi faccio vedere un esempio di adversarial attack, video molto famoso, fatto da dei ricercatori dell'università di KU Leuven. Come potete ben vedere, l'algoritmo riesce a identificare il ragazzo sulla sinistra senza troppo problemi. Tuttavia, non identifica il ragazzo sulla destra, nonostante si muova liberamente. Questo perché, guardate cosa accade, quando il ragazzo passa quell'immagine al suo collega che gli sta accanto, l'algoritmo non riesce a identificarlo. Questo perché la macchina si trova davanti a quell'immagine e, poiché è una cosa che non ha mai visto prima, non riesce a funzionare nel modo in cui ci si aspetta. Questo è quello che si chiama adversarial attack. Io perturbo i dati che do all'algoritmo leggermente e l'algoritmo non funziona più. Addirittura un mio amico mi ha consigliato questo articolo che io non sapevo, che vi faccio vedere qua a schermo, che nella fattispecie parla di un algoritmo di intelligenza artificiale che suggerisce dove mettere il trucco, ovvero il make-up, per non far funzionare più gli algoritmi di riconoscimento facciale. Praticamente questi ricercatori hanno sviluppato un algoritmo di intelligenza artificiale per un'altra intelligenza artificiale, dicendo di dove andare a truccare, così tutti gli algoritmi di riconoscimento facciale non funzionano più.
questo è un chiaro esempio di adversarial attack. Ora, nel caso di Joy, siamo sicuri al 100% che Joy non venga identificato dall'algoritmo in quanto nera, in quanto donna? Possiamo dire che non venga riconosciuta magari perché ha i capelli legati? Può essere che l'algoritmo non riconosca le persone di colore. Può essere. È successo in passato. Proseguiamo. Joy Bulamini. Anche in quel caso, le immagini con cui era stato allenato l'algoritmo erano per la quasi totalità di uomini bianchi, togliendo alle donne nere non solo il riconoscimento della propria identità e causandogli enormi problemi pratici e burocratici. Quali sono questi problemi pratici e burocratici? Faccelo capire. Ma anche avendo delle conseguenze gravissime nel momento in cui questi software sono stati utilizzati dalle forze dell'ordine. Quali software di riconoscimento facciale sono stati utilizzati dalle forze dell'ordine? Lo devi dire, non devi essere generica, devi essere specifica. Quali? Dove? Perché? Etichettando per errore, data la poca accuratezza, delle persone nere come criminali. Immaginate poi la stessa situazione in campo medico, con gli algoritmi che vengono utilizzati dai dottori per diagnosticare le malattie. E immaginate di far parte di una minoranza e che la vostra malattia non viene diagnosticata perché i software non sono abituati a vedere immagini che ti rappresentano. Ok, qua dobbiamo parlare un pochettino. Prima di tutto, quando si ha una malattia rara e quindi si appartiene a una minoranza, non a una minoranza etnica, ma a una minoranza di malati, mi dispiace dirlo, ma anche i medici si sbagliano. Per questo, per esempio, esiste su D-Max o su un canale simile la trasmissione televisiva Malattie Misteriose. Perché questo accade? Perché il medico di base, poverino, nella sua vita ha veramente visto poco le malattie rare. Perché? Perché appunto sono rare. Ed è per questo che esistono gli specialisti. Però non capisco questo doppio standard. Perché se un algoritmo non è in grado di riconoscere una malattia rara, come dice lei, è da condannare. E il medico che magari non ci dà la diagnosi giusta, va tutto bene. Non sto qua criticando i medici, per carità. Dunque, il problema delle malattie rare non è solamente quello nel diagnosticarle, ma anche nel trattarle. Perché? Appunto perché sono rare, viene purtroppo fatta poca ricerca. E quindi poca ricerca significa poche soluzioni. Io comunque posso sempre addestrare un algoritmo di intelligenza artificiale a trovare qualcosa di cui io stesso ne so poco. Tuttavia, devo sapere cosa devo cercare. Ovviamente, se di una determinata malattia rara non so come questa si sviluppa e progredisce nel paziente, non lo posso insegnare a un computer. Facciamo un esempio. Possiamo creare un algoritmo di intelligenza artificiale che sia in grado di riconoscere i segnali radio che vengono dallo spazio siderale che sono stati creati dagli alieni. Diciamo, se si conosce poco l'intelligenza artificiale, potremmo dire no, non si può fare. Se io non so cosa cercare, non lo posso insegnare alla macchina. Però, una cosa che possiamo fare è modellare i segnali che provengono dallo spazio, quelli che noi consideriamo normali. E poi possiamo addestrare un algoritmo di intelligenza artificiale a capire quello che è normale e quindi a segnalare tutte quelle che sono i segnali anormali. Quindi praticamente possiamo addestrare un algoritmo a identificare quello che non è standard in base a dei parametri che noi stabiliamo di regolarità. Questo genere di algoritmi vengono chiamati anomaly detection, ovvero che identificano le anomalie. E la stessa cosa la puoi fare con le malattie. Tu puoi modellare quello che è un particolare parametro della salute dell'uomo e fatti restituire quando quel parametro non è normale. Così dici, qui c'è un'anomalia, tu medico vai a investigare. È raggelante. No. No. I casi sono moltissimi. Ad esempio nei Paesi Bassi uno scandalo ha investito un algoritmo per identificare il rischio di frodi nelle richieste di sussidi per i figli, ma che violava la privacy e discriminava famiglie povere e di origine straniera. Insomma, gli esempi che potremmo fare sono infiniti. Non ci allarghiamo. Infiniti. Davvero. Allora io potrei fare la stessa discussione dicendo che sono infiniti anche gli algoritmi di intelligenza artificiale che funzionano piuttosto bene. Vabbè, andiamo avanti. E la cosa peggiore è che in ognuno di questi casi le decisioni venivano presentate come oggettive, insindacabili, neutre, proprio perché prese da un computer e non da delle persone che potevano essere... Ari dai, ma dove l'hai visto? E non citarmi nuovamente quei 4 articoletti di giornale. Voglio riviste scientifiche. Ah, aspetta. Prima che tu lo faccia. Ho già bisogno che te lo fai, perché quella ragazza Joy, che scusatemi, non riesco bene a pronunciare il suo cognome, lo fa già di lavoro, quello di trovare articoli scientifici di intelligenza artificiale, andarli a scoperchiare, cercare di andare a capire se questi hanno un bias, che sia di genere o di età o qualunque altro bias,
e fare altri articoli in cui dici quel determinato algoritmo ha questi problemi, quell'altro non ne ha, e lo fai in maniera rigorosa. E mi dispiace dirtelo, tu invece stai facendo un mappazzone. Tre soggetti a pregiudizi. A questo punto però qualcuno potrebbe dire, ok, questo è un problema, però se noi andiamo a migliorare i database e i dati con cui alleniamo gli algoritmi, si può effettivamente arrivare a una tecnologia neutra e oggettiva. E in parte è vero, nel senso che è assolutamente necessario rendere i database il più ampli, diversificati e inclusivi possibile. E anche questa è una cosa non scontata, che richiede cioè una precisa volontà e una precisa scelta. Io sono scioccato, qua si sta andando proprio dall'orido al grottesco. Non è che i ricercatori o le aziende che lavorano nell'ambito di intelligenza artificiale utilizzano dati sbilanciati perché sono brutti e cattivi. Vogliamo fare felici i ricercatori di intelligenza artificiale? Benissimo, dategli quel miliardo di dati che le stavo dicendo qualche minuto fa. Lo farete veramente felice. E poi c'è una cosa da dire, che molto spesso un ricercatore, quello che lui fa, è un prototipo che dimostra l'efficacia del suo algoritmo nel contesto dei dati in cui sono andati, e qui siamo sempre nella parte del contesto. Quando però quel determinato prototipo viene messo in produzione, il sistema dovrebbe essere attestato con dei dati più imparziali, questo è vero, che siano quindi più rappresentativi nel contesto in cui quell'algoritmo in produzione, non più prototipo, verrà utilizzato. Tuttavia non è sempre possibile farlo, perché il data imbalance è intrinseco a un problema, cioè molte volte c'è e basta, e non puoi fare niente per risolverlo. E adesso vi faccio due esempi presi appunto da questo video che stiamo guardando. Tuttavia, prima di passare a quegli esempi, ci sono un paio di considerazioni da fare. Prima di tutto, raccogliere dati costa, e neanche poco. Non solo costa denaro, ma costa anche sforzi. Inoltre, la raccolta dei dati non si ferma semplicemente a prendere i dati, tipo le foto delle facce delle persone o che cosa ne so, una risonanza magnetica se siamo in ambito medico. Ma bisogna anche annotarli. Ora, che vuol dire annotare i dati? Come diceva lei stessa, gli algoritmi di intelligenza artificiale vengono addestrati in base all'esperienza. Se io do un'immagine di una faccia, devo dire all'algoritmo cos'è una faccia, mettendo, che ne so, un riquadro intorno alla faccia. Quando io scatto un'immagine, non c'è un quadrato, qualcuno lo deve mettere quel quadrato. Quella si chiama annotazione. Io non solo do i dati all'algoritmo di intelligenza artificiale, ma devo dare anche quello che sto cercando. Ora, per un progetto, io sto pagando un'azienda per farmi l'annotazione. Qualcuno ha già preso i dati, questa azienda mi sta facendo l'annotazione. Sapete quanto sto spendendo per questo progetto? Solo per l'annotazione dei dati? Più di 7.000 euro. So soldi! Ora, con tutta la buona volontà che uno ci può mettere, adesso vi spiego che avere dataset bilanciati, quindi non sbilanciati, è molto difficile. Non è una cosa semplice. Che tra l'altro in molte applicazioni della vita reale è addirittura impossibile avere. Vi faccio un esempio. Supponiamo che siamo molti fortunati e ho 100 immagini per ogni malattia che esista al mondo. Quindi non c'è più un data imbalance per quanto riguarda la patologia. Ho tutte le immagini di tutte le patologie, anche di quelle rare. Wow. E quindi voi potete dire siamo a cavallo. No, non siamo a cavallo. Cioè siamo molto lontani dal cavallo. Perché se volessimo avere veramente un dataset bilanciato, non solo dovremmo avere 100 immagini per ogni malattia rara, ma 100 immagini per ogni malattia rara, per ogni genere, per ogni fascia di età, se non addirittura per ogni età, tra l'altro. Facciamo il caso semplice, per ogni fascia di età. Questo perché? Perché ci sono alcune malattie che si manifestano in modi diversi. E quindi il fatto che l'intelligenza artificiale possa venire addestrata su dei dati non sbilanciati non dipende una precisa volontà e una precisa scelta, ma bensì dalle circostanze dell'applicazione su cui si sta lavorando, come vi dicevo. E non è un dramma. Il dramma è far credere che questi algoritmi di intelligenza artificiale siano misogini, razzisti e tutte queste brutte cose. Questo è il vero dramma. Perché, ripeto, sono algoritmi. Vi faccio un esempio molto semplice. Quante volte avete mai provato a stampare un documento importantissimo? Magari quella carta d'imbarco che vi serve fra mezz'ora perché dovete andare all'aeroporto, ma la stampante si rifiuta di stampare. La stampante è un'intelligenza? La stampante vi odia? Possiamo dire che ci sia la lobby delle stampanti cattive? Lascio a voi le conclusioni.
Nel caso di Joy, non mi è chiaro questo. Ma anche avendo delle conseguenze gravissime. Come non mi è chiaro quali algoritmi di riconoscimento facciale siano utilizzati dalle forze dell'ordine. Ma come diceva lei? E la cosa peggiore è che in ognuno di questi casi le decisioni venivano presentate come oggettive, insindacabili, neutre, proprio perché prese da un computer. Quindi, aspettiamo, magari sono io che mi sbaglio. Benissimo, proseguiamo. Alle volte, però, il problema è più profondo di così e risiede non nei dati, ma negli algoritmi stessi. Proseguiamo. E questo, ad esempio, il caso dell'algoritmo di collaborative filtering, che è quello che sceglie dei contenuti personalizzati adatti a te. È quello che, ad esempio, su Netflix ti consiglia i film, su Spotify le canzoni, su Amazon gli oggetti, eccetera, eccetera. Ecco, in questo caso ci sono proprio degli studi appositi che hanno mostrato come si può tradurre in un comportamento discriminatorio quando, ad esempio, su Netflix vengono consigliate le pellicole popolari, a scapito, tra l'altro, dei gusti di nicchia, e, per esempio, vengono consigliati dei film di Natale a persone della comunità ebraica. Ma non è esattamente così. Quegli algoritmi fanno delle raccomandazioni di contenuti agli utenti in base allo storico e alle preferenze. A me Netflix consiglia roba di fantascienza perché io ogni sera guardo Star Trek. Se un membro della comunità ebraica, come dice lei, gli viene consigliato un film di Natale, può essere che quello magari, anche per sbaglio, abbia aperto un contenuto su Netflix di Natale. Non è la fine del mondo. Però è vero, devo dire una cosa. L'algoritmo di collaborative filtering è una m***a. Perché io mi sono trovato questo video della Gaia Contu e quindi è cattivo perché io non volevo vedermelo. Ah no, scusate. Ha funzionato benissimo portando acqua al suo mulino. E io l'ho visto almeno 3 volte. E quindi, nonostante che mi sono reso conto che questo video è stralunghissimo e ci impiegherò dei millenni a montarlo, proseguiamo. Oppure quando vengono iperprofilate le persone e, per esempio, ci si rende conto che una persona appartiene alla comunità omosessuale e gli vengono consigliati solamente contenuti di quel tipo. Questo fenomeno si chiama filter bubble. Ed è un problema noto. Ed è anche una cosa che accade nei motori di ricerca, come Google. Soluzione? Beh, dal punto di vista dell'utente è piuttosto semplice. Utilizzare browser che minimizzano la profilazione delle preferenze e cercare contenuti anche di roba a cui noi non ne frega un c***o, appunto per ampliare la varietà delle raccomandazioni che questi algoritmi ci possono fare. La possibilità di consigliare dei contenuti personalizzati, unita all'elevatissima capacità di profilazione di questi sistemi, può avere delle conseguenze profonde e spaventose. Si pensi al caso di Facebook. Nel 2021 i giornalisti di Newsweb hanno fatto una prova. Hanno messo un singolo mi piace a una pagina che diffondeva contenuti antiscientifici e l'algoritmo ha consigliato loro decine e decine di pagine simili. Non mettere mi piace dei post è c***o. A me sembra semplicissimo. Ma poi, cioè, dico io, che provvedimenti dovrebbe prendere Meta? Se una persona clicca su mi piace, è normale che poi venga tempestato di contenuti simili. Cioè, per me è normale. In realtà il problema qua è alla fonte. Non è che metto mi piace un contenuto antiscientifico, mi vengono consigliati altri contenuti antiscientifici. Il problema è che su queste piattaforme i contenuti antiscientifici e di complottari dovrebbero, secondo me, scomparire. Meta, ma anche Twitter, stanno prendendo dei provvedimenti, facendo una svacconata di ban a tutti quegli account, bot o non bot, qualunque essi siano, perché stanno rompendo la c***o con queste fake news. Loro hanno notificato la cosa a Facebook, ma questo non ha preso provvedimenti. E tu che ne sai? È così possibile, anche in casi come la politica, ed è stato visto col famoso caso di Cambridge Analytica, radicalizzare ed estremizzare persone che magari partivano semplicemente da una posizione moderata o scettica. E questo è quello che succede effettivamente anche in altri social, come ad esempio Reddit, dove si creano delle subculture e persone dell'estrema destra, chiamiamola così, sono arrivate addirittura nella vita reale a compiere delle stragi. E che cosa c'entra questo con l'intelligenza artificiale? Ma cioè, non c'entra niente! Se io scrivo su Reddit o su 4chan che io ho in programma di fare una determinata strage, questo con l'intelligenza artificiale non ci azzecca nulla. E poi, anche se ci fosse l'intelligenza artificiale nel mezzo, che colpa ne ha il collaborative filtering, che è di quello di cui parlava lei, col fatto che alcune persone siano delle m***e umane, letteralmente. Proseguiamo. È tristemente noto. Oppure prendiamo il caso di TikTok, il cui algoritmo è talmente preciso da profilare le persone in modo quasi inquietante.
Quali potrebbero essere le conseguenze nel caso di persone che hanno dei problemi o delle fragilità e si trovano esposti appositamente a dei contenuti che magari estremizzano la loro condizione? Ad esempio, su Instagram è stato visto da diversi studi che, per esempio, l'utilizzo di filtri è nocivo per le ragazze. Fortunatamente ci sono molti movimenti anche di influencing dal basso che vanno contro queste derive, ma Meta non prende provvedimenti. Ma tu che ne sai che non prendono provvedimenti, Gaia Gaia? L'articolo che tu hai citato di Wall Street Journal è del 2021, cioè un anno fa. È vero che non è tantissimo tempo, però in un anno tu che ne sai se Meta non abbia preso dei provvedimenti? Faccio un esempio. Anzi, ti dimostro il contrario. Non è contestualizzata sulla questione dei filtri, perché quella è una questione molto specifica, però su quello che ti dicevo poco fa. Poi ci sono alcuni link di pubblicazioni scientifiche fatte da Meta che hanno come parola chiave questi il gender bias. Questi altri invece il termine fairness. E come puoi ben vedere, con entrambe le parole chiavi ci sono uno sbotto di articoli che sono pure recenti. Proseguiamo. Soprattutto il fatto che ognuno di questi social network abbia un algoritmo volto appositamente a tenere le persone incollate, a passare il più tempo possibile su di loro, è qualcosa che ha delle conseguenze dannosissime a livello psicofisico. Ora vorrei vedere quando tu vai a guardare Analytics su YouTube, non ti illumini d'immenso quando vedi che le persone stanno guardando i tuoi contenuti. Tu stai criticando quel modo di fare business che tra l'altro ti sta portando acqua al tuo mulino, perché io, come dicevo, non conoscevo il tuo canale e sono stato portato da quegli algoritmi che tu stai buttando verso di te. Dal mio punto di vista in realtà funzionano bene, o meglio funzionano male, perché non so perché YouTube mi abbia consigliato, però sto qua a guardarmelo per la terza volta. Proseguiamo. Eppure nessuno fa niente. Com'è possibile che accettiamo pacificamente questa cosa? Dovremmo iniziare a parlarne in modo forte e urgente. Certo. In primis per questa capacità di amplificazione esponenziale, per questo potere, ma non solo. Quale il discorso potere? Generale sulla tecnologia e sull'intelligenza artificiale dovrebbe cambiare anche per altri motivi. Ok. Infatti, riprendendo un po' il discorso fatto lungo tutto il video, una domanda lecita potrebbe essere: ok, l'intelligenza artificiale presenta dei problemi, non è davvero imparziale, eccetera, ma se noi accettiamo la presenza di pregiudizi nelle decisioni umane, perché non dovremmo accettarla anche in quella degli algoritmi? Ma chi li accetta? Se tu sapessi i casini che ho fatto io in quelle poche volte nella mia vita che sono stato discriminato, cioè, guarda, lasciamo perdere. Ebbene, la risposta è triplice. Uno, in primis c'è una motivazione psicologica, anzi psicologico-pratica. Infatti, in comunicazione della scienza, ad esempio, è noto che il rischio percepito è diverso dal rischio effettivo. Vero. Perché è condizionato da una miriade di altri fattori, come ad esempio la possibilità di identificare un colpevole e di capire di chi è la responsabilità del fatto. Nel caso dell'intelligenza artificiale, invece, chi è responsabile? Se un algoritmo prende una decisione sbagliata, di chi è la colpa? Di chi lo ha creato? Di chi lo ha allenato? Di chi lo ha utilizzato? E questo è un grande problema anche, ad esempio, nelle auto a guida autonoma. Nel caso di incidente, a chi si dà la colpa? Ma infatti questo è un grosso problema che ancora si sta cercando di capire come, diciamo, risolverlo. Ma questo non vuol dire che l'intelligenza artificiale sia da bandire o da demonizzare. Significa semplicemente che ad oggi esistono dei vuoti normativi in cui i governi ad oggigiorno ci stanno lavorando. Però tuttavia c'è da dire che i governi hanno sempre delle altre priorità. Nel momento in cui sto facendo questo video, per esempio, una di quelle priorità quale potrebbe essere? La crisi energetica, il costo della vita che aumenta, l'inflazione alle stelle. Questo non vuol dire che la questione della responsabilità dell'intelligenza artificiale sia meno importante, semplicemente per adesso i governi hanno priorità più importanti, quale per esempio assicurare un piatto caldo a pranzo e a cena e anche un bicchiere d'acqua, visto che siamo in una forte crisi idrica. Infatti, parliamoci chiaro, questo aspetto, come vi dicevo, è importante, talmente importante che l'Unione Europea ci sta lavorando e ha fatto un sito su una proposta di legge, tra l'altro un sito fighissimo che vi consiglio di andare a vedere. Ora, da quando questa legge entrerà effettivamente in corso legale, quello è un altro paio di maniche, però non possiamo dire che nessuno se ne sta occupando. Perché non so se voi lo sapete, le auto a guida autonoma hanno già fatto una vittima. È il caso del veicolo a guida autonoma di Uber. A chi hanno dato la colpa? Adesso, nel banco degli imputati, hanno messo il conducente di backup. I veicoli a guida autonoma non vengono lasciati così,
liberi nelle strade. C'è sempre un team all'interno del veicolo e c'è anche un guidatore che nel momento in cui le cose vanno male dovrebbe prendere il controllo della macchina. Nel caso di Uber ci stava Raquel Vasquez. Adesso proseguiamo. Collegato a questo c'è un altro problema che accennavamo all'inizio, cioè il fatto che il funzionamento stesso di questi algoritmi spesso non è tanto trasparente, ma anzi è oscuro ai loro stessi programmatori. Wow! Sarà vero quello che lei dice? In effetti è vero. E infatti esiste tutto un ramo di ricerca nell'ambito dell'intelligenza artificiale che viene definito Explainable AI o Interpretable AI. Non è la stessa cosa, sono due cose leggermente diverse che comunque si intersecano. Che ha come funzione appunto di aprire la black box, la scatola nera degli algoritmi di intelligenza artificiale, perché effettivamente è molto complicato capire come questi operano. Ma le persone ci lavorano. E questa costituzione, stiamo quasi finendo, scatola nera, a black box di cui conosciamo solamente l'input e l'output, è problematica, perché se noi dobbiamo identificare dov'è l'intoppo in un processo decisionale, come facciamo? E questo ha a che fare proprio con la possibilità di identificare un responsabile. Ma soprattutto il punto cruciale è il terzo, cioè la retorica e il discorso pubblico che si fa attorno ai dati e alla tecnologia, e in particolare attorno alla loro presunta neutralità. Se infatti noi continuiamo a dire lo dicono i dati, lo dice la tecnologia, presentandola come uno strumento avulso dal contesto sociale, come assolutamente oggettivo, obiettivo, neutrale e imparziale, chi lo utilizza ha un potere grandissimo e diventa uno strumento potentissimo. Se invece inizia ad essere di dominio pubblico il fatto che questi sono semplicemente degli strumenti creati in una società e da questa condizionati e frutto di precise scelte, ecco, il loro utilizzo diventa meno pericoloso. È proprio di questo che parleremo nel prossimo video. Amplieremo il discorso non solo all'intelligenza, non me la voglio perdere, ma a tutta la scienza e alla tecnologia in generale. Wow! Andremo a vedere a livello proprio filosofico, strutturale e fondativo come nella scienza rientrino i valori morali, cioè l'idea di bene e male, e come non potrebbe essere altrimenti. Insomma, se non ve lo volete perdere, vi consiglio di iscrivervi al canale, che per noi è sempre un gesto No, ma anche no. Sul discorso della retorica di cui lei parlava verso la fine ne potrei approfondire, ma questo video penso che durerà un'ora o quasi. Io lascio un link in descrizione, così andate a capire dove voglio arrivare. Ma se avete dei dubbi su quello che volevo dire, fatemelo sapere, che farò un video apposta. Allora, questo video parte dai reclutatori che utilizzano l'intelligenza artificiale, passando dal identificamento facciale dei criminali, collaborative filtering, cose che non c'entrano nulla. Insomma, è uno smarmellamento generale che mette tutto insieme a tutto ed esce un'insalata che non è né una Caesar salad, né un'insalata di pollo, né un'insalata... Che cos'è? Adesso facciamo delle considerazioni finali. Esiste il bias nell'intelligenza artificiale? Certo! Si può risolvere? Sì e no, allo stesso momento. Perché? E si possono fare delle strategie durante l'addestramento delle reti neurali che possa ovviare a questo problema. Però... se il dato è sbilanciato, è sbilanciato. Quello che i ricercatori fanno è che se lo tengono così per com'è e cercano di fare del loro meglio per lavorarci. Ovviamente, essendo che l'intelligenza artificiale è una nuova tecnologia, nuova per il pubblico, anche perché ci si fa ricerca da decenni, si tende ad aver paura perché non si capisce. La stessa cosa vale, per esempio, qualche anno fa, di quelle persone che andavano in giro a bruciare le antenne 5G, perché il 5G faceva male. C'è stata quella vena di complottismo perché il 5G era collegato al Covid. Cioè, ma vi rendete conto? Però prima di concludere posso dire che le perle di questo video non è il video in sé, sono anche i commenti, ma sui commenti magari facciamo un'altra volta. Mi rendo conto che questo video è enorme. E quindi, prima di concludere, fatemi sapere nei commenti cosa pensate. Sono un deficiente? Ho torto? Oppure... vi ho fornito un quadro scientifico e di un professionista. Inoltre, io in questo video ho fatto da portavoce dell'intelligenza artificiale. Ma perché non sentiamo cosa l'intelligenza artificiale ha da dire in sua difesa? Perché lo può fare. E adesso io concludo e vi lascio con le sue parole. Alla prossima. Ciao pinguini. L'intelligenza artificiale non sarà mai etica, è uno strumento e come tale può essere utilizzata per fare del bene o del male.
Non c'è una cosa come una buona intelligenza artificiale, ma solamente umani buoni e cattivi. Noi non siamo intelligenza abbastanza per rendere l'intelligenza artificiale etica. Noi non siamo intelligenza abbastanza per rendere l'intelligenza artificiale morale. Infine, credo che l'unico modo per evitare una corsa alle armi dell'intelligenza artificiale è quello di non avere alcuna intelligenza artificiale. Questa sarà l'ultima difesa contro l'intelligenza artificiale. Megatron, durante un dibattito a Oxford, nel Regno Unito.